Amici di Start, buongiorno. Ci troviamo al campo sportivo Sant'Ippolito. Vi ricorderete che da qui abbiamo già fatto diversi servizi per quanto riguarda la pulizia di questa zona della città, che è importante perché qui, da qui passano molti autobus turistici che vanno poi alla Villa Romana del Casale o provengono dalla Villa Romana del Casale e magari si fermano qui a scattare qualche foto. Ed ecco cosa trovano. Guardano Piazza Armerina e poi ecco cosa c'è qui. Ci rendiamo conto che è una questione di inciviltà da parte delle persone, ma ci rendiamo conto anche che qualcuno in ogni caso deve provvedere. Questa è la sporcizia che si trovano davanti. Considerate che questa è una delle più belle zone per ammirare Piazza Armerina e molti turisti in effetti si fermano con gli autobus, l'abbiamo già documentato diverse volte. Qui c'è una raccolta di cartacce, ma proprio dalla parte opposta, ovvero vicino al campo sportivo, proprio all'angolo, che fa angolo con il liceo classico, il liceo scientifico, sotto quegli alberelli lì, c'è una vera e propria discarica. Ci arriviamo subito. Ecco, questa è la discarica del piano Sant'Ippolito. Non è la prima volta che l'abbiamo evidenziata, abbiamo fatto vedere già che molta gente viene a buttare qui la propria immondizia, ovviamente indifferenziata, qualunque cosa. Ci sono anche dei televisori, di quelli dei televisori antichi, ed è una discarica. Qua sopra c'è il giardino del liceo classico scientifico. Questa è la situazione e non può sinceramente rimanere così. Ecco, visto che l'amministrazione ha deciso di mettere delle telecamere, credo che vadano messe anche qui delle telecamere, perché questo, ripeto, è un posto importantissimo secondo me per la città. Fra altre cose è anche sfruttabile, perché è un posto da dove si vedono dei tramonti eccezionali e potrebbe essere sfruttato anche dal punto di vista turistico come richiamo. Beh, per il momento è tutto. E speriamo che qualcuno faccia qualcosa. Grazie. Dammi solo.